Vedete, non c'è solo la eh, Cina, abbiamo detto già appunto che, eh, eh, pardon, che la eh, Francia, scusate, eh, torno indietro, eccolo qui, è il, eh, principale, uno dei tre principali, pro, potremmo dire quattro anche, eh, problemi geopolitici eh, dell'Italia. Eh, uno è la Libia, l'altro appunto è la Francia un altro è la Turchia e il quarto, quello fondamentale, è se stessa. Noi siamo il nostro principale problema geopolitico. Beh, eh, invece... Come? Soprattutto quest'ultimo, perché... perché poi le cose molto dipendono da come le si fanno, quindi teoricamente è anche bello no? pensare alla Francia e l'Italia che si uniscono in una nazione più forte. Eh, se fosse equilibrato... Se fosse equilibrato, sì esatto, esatto, questo che vuol dire? Questo dipende molto proprio dall'Italia cioè, e, e questo riguarda sia il, i rapporti con la Francia, sia anche gli stessi rapporti con la Cina. Ma non solo, infatti, vediamo adesso eh, quello che io ho scritto una volta mi autocito e mi autoleggo in eh, un altro. Suo, su, su altri media, eccetera, eccetera, appunto, ho fatto un articolo proprio su una, questo. Quindi, invece di ne, ne leggere uh, appunto Repubblica piuttosto che Limes, piuttosto che StarMag o altri, leggiamo per una volta Roberto Ekic. Allora. Ne avevamo parlato sia a Jed già mesi fa sia recentemente proprio in un post del gruppo. Ora questo articolo e intervista non proprio dell'ultimo venuto, parliamo di Nappelanda, conferma i nostri sospetti e perplessità. Il primo articolo scritto per Jed due anni fa verteva sui tre principali problemi geopolitici dell'Italia. Uno dei tre era ovviamente e rimane la Francia. Ecco quello che abbiamo scritto recentemente. Parliamo molto delle liaison di alcuni ambienti della politica italiana, con cine, come cinesi e russi. Ma non guardiamo alle porte di casa qualcosa di altrettanto insidioso. Molti degli esponenti del cosiddetto centro-sinistra hanno la legion d'onore. Letta ha lavorato in Francia ed era residente lì. Calenda è uno, dei pochi me, è uno dei pochi meriti da attribuirgli. A onore del vero, aveva bloccato offensive francesi volte ad accapararsi interi pezzi dell'industria strategica italiana, come le partecipate statali fincantieri, Leonardo, alcune banche. L'ENI stessa è stata tentata a diffondersi con la Total, che ha bloccato l'alleanza con la spagnola Repsol. Così si eliminava il problema ENI in Nordafrica alla base, senza bisogno di tentare di scalarla, di, scalzarla, di scalarla e comunque di scalzarla dalla Libia attraverso Haftar. Ricordo un articolo sulla Repubblica di fine millennio, o primissimi anni di questo, dove si evidenziavano i vantaggi di mettere la nostra industria sotto l'alla protettiva di quella francese per uscire da una certa retratezza e inefficienza e per difenderci dall'industria tedesca. Evidentemente era una strategia a lungo termine. Si è visto come mh, tratta la Francia le aziende che riesce ad accaparrarsi Parmalat, o come tenta, ad esempio, eh, Luxottica. O come ha tentato anche di eh, accapararsi fin fincantieri. FCA Fiat ormai in mano francese e si inizia già a parlare di ridimensionamenti, ridislocazioni, tra poco chiusure. L'Italia per la Francia è essenziale perché è il suo principale ostacolo per una ricercata egemonia nel Mediterraneo, perché ha un livello tecnologico quasi equivalente, perché è il suo principale concorrente in molti settori, è l'Italia, perché ha bisogno della base economica, finanziaria e tecnologica italiana per poter essere partner alla pari con la Germania, perché l'Italia è la seconda manifattura europea, perché della Francia. Prima della Francia, scusate, anche se per poco. Ben venga una collaborazione con la Francia, ma deve essere alla pari, non destinare all'Italia eh, una posizione ancillare. Con collaborazioni così strette, cosa ne sarà della nostra possibilità di scelta strategica? Leonardo ormai un rapporto consolidato con gli UK, che ne sarà? Dovremmo abbandonare la progettazione del caccia Tempest per avere una posizione ancillare di nuovo nello scalf francese? Dovremmo abbandonare la progettazione di nave adatte a noi per ripiegare su progetti francesi, come in parte è stato fatto per le Frem, solo per rimanere nell'ambito della difesa, appunto. Un alleato va scelto possibilmente lontano dai nostri confini, non vicini. Se accordi bilaterali devono esserci, meglio con gli UK o con gli USA. Temo i francesi, anche quando portano doni. Presidente Mattarella, vuole scambiare quello che resta dell'indipendenza dell'Italia per una pattacca sul suo Bavero. A questo appunto sono stati i miei commenti eh, sulla uh, Francia. Bene, hai delineato un quadro che appunto ha perfettamente dimostrato quella che era la tesi iniziale di questa puntata. Esatto. E poi andremo anche alle ragioni alle ragioni antropologiche di questo andiamo quindi ancora avanti a vedere un'altra particolarità qui c'è stato un tentativo sventato ad esempio Borsa italiana, così Draghi l'ha spuntata su Parigi. Il piano industriale presentato dal Consorzio paneuropeo a trazione franco-olandese, che lo scorso anno ha, ha rilevato Borsa italiana, mette in piazza degli affari tra i suoi baricentri, a cominciare dalle sinergie con Milano, aumentate a 100 milioni nei prossimi due anni. Parigi non è padrona quando c'è di mezzo Mario Draghi. Speriamo almeno che ne continui, però. L'Italia porta a casa il suo personalissimo dividendo in una delle partite industriali più delicate del 2020, mantenendo Milano come uno dei baricenti di Euronext, il consorzio paneuropeo delle borse a trazione franco-olandese. Fresco di fusione con borsa italiana, venduta nell'estate 2020 per 4,4 miliardi dal London Stock Exchange, proprio al network dei listini con base ad Amsterdam. I timori, a dire il vero, non mancavano. Nei mesi scorsi, il governo dell'ex presidente della BCE è stato messo costantemente sotto pressione per un po' tutti i partiti. Fratelli d'Italia e Movimento 5 Stelle in testa, appunto qui non si parla di Cina, quindi preoccupati che l'ingresso in, di borsa dell'orbita Euronext formalizzata a fine 2020 potesse far sparire dalla mappa finanziaria europea Piazza Affari, azzerando l'italianità di un asset peraltro sottoposto alla normativa del Golden Power. Ancora, Eunor affiderà tutte le attività di clearing, il processo di calcolo delle obbligazioni reciproche degli operatori contraenti, che risultano dalle operazioni riscontrate per lo scambio di titoli o di denaro, ma anche il processo di trasferimento dei titoli sulla piattaforma italiana entro il 2024, aiutando l'Unione Europea a ridurre la propria dipendenza dalla borsa londinese. Per le attività finanziarie più importanti dopo la Brexit, l'Italia conta ancora, almeno in un caso. Quello che possiamo anche dire è che eh, tutto sommato c'è stata anche una reazione da parte di Fincantieri perché eh, la um, joint venture con eh, Naval Group Naviris in questo momento è praticamente in stand-by, anche perché, appunto. In realtà Fincantieri sta facendo una concorrenza serratissima proprio alla Naval Group francese. Non sappiamo cosa è successo perché in un recente convegno navale proprio Giordo, che è l'amministratore delegato del il presidente del gruppo della parte militare di Fincantieri, ha detto appunto che l'ha un po' piccato anche che l'ha... Um, joint venture con Naviris è qualcosa di ormai eh, su, superato. In realtà pare che ci stiamo eh, alleando con Navanzia, che Navantia, che è il più grosso gruppo eh, di eh, costruzioni navali spagnolo. Um, andiamo ancora avanti con la lettura e qui Citerò un altro mio articolo eh, per andare appunto anche alle regioni antropologiche di quello che sta succedendo in Italia. Parleremo di covid parleremo di green pass per questo di, dicevo che oltre che, che geopolitico oggi la puntata in verteva di una politica siamo sempre stati assettici, non ci siamo occupati di altre cose se non della geopolitica e dell'italia eh, senza eh, se non c'erano appunto dei casi eh, par particolari come appunto le interferenze cinesi o francesi o tedesche Ehm, senza occuparci dei, dei partiti e di quello eh, e della situazione della politica interna italiana, ma questo comincia a diventare una situazione antropologica una situazione ehm, culturale eh, molto preoccupante premetto, non voglio ehm, schierarmi in questo momento pro o contro eh, il Green Pass. Anche se le mie posizioni sono uh, piuttosto chiare, né pro o contro in questo momento il, 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 il vaccino, non è il caso. Ma delle conseguenze che, che questo sta avvenendo nel, 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 nel grosso scontro che sta avvenendo in Italia e cosa porta uh, la paura di na, eh, na questo eh, COVID? Premetto che io comunque sono. Va vaccinato mi sono fatto due eh, vaccinazioni mi farò il eh, ne, ne booster ne, per onde eh, appunto non eh, infondere e ne, e so, sospetti questo è un commento che ho fatto a uh, un articolo che è uscito uh, su uh, spectator quindi è una rivista del regno unito è su IREF Europa, è una rivista che si occupa di fiscalità, soprattutto franco-tedesca. Anche qui ho scritto un articolo, ma qui ho preso proprio dei punti salienti di questi due articoli. L'avevo eh, intitolato Italiani fascistelli inconsapevoli. E, Ritengo che non si può che essere d'accordo sui punti salienti di questi due articoli. Questo è un giornalista inglese che scrive. Gli italiani non sono mai stati particolarmente appassionati di libertà e di conseguenza la libertà non è mai fiorita in Italia. Questo, credo, spiega perché questa rimozione delle libertà fondamentali o diritti, se dobbiamo, degli italiani non vaccinati da parte del premier italiano non ho letto Mario Draghi è così enormemente popolare. Le proteste in Italia contro il Green Pass per il momento sono addirittura patetiche, perché sono poche migliaia di una, una persone. Non sappiamo quanto durerà l'immunità alla vaccinazione o l'aumento della resistenza, tuttavia il Green Pass è valido per 12 mesi. I vaccinati possono comunque infettarsi e contagiare gli altri. Ho avuto purtroppo un, un esempio in casa mia, il mio suocero è stato infettato, eh, che purtroppo non ha voluto vaccinarsi, è stato infettato da mia suocera che era perfettamente vaccinata. Ciò significa che l'unica giustificazione davvero convincente per il divieto eh, dell'Italia sui non va vaccinati, ottenere l'immunità di gregge, sembra fallace. In Italia, ad esempio, più di un terzo del totale, 59.305 di coloro che sono stati contagiati da Covid ad agosto, sono stati parzialmente o completamente vaccinati. Una proporzione simile pensa eh, che dovrebbe essere ancora più dittatoriale e eh, sostituire il Green Pass con la vaccinazione obbligatoria. Infatti il 61% degli italiani pensa che lungi dal privarli della libertà, tutti questi divieti in realtà accrescono le loro libertà. E, pst, fa, fa pensare a 1948 di George Orwell. Niente di tutto questo mi sorprende dopo un quarto di secolo che vivo qui, perché l'Italia fa solo finta di essere un paese libero. Lo vedi nelle piccole cose come la carta d'identità che devi avere e mostrare per tutto il tempo, o nella domanda dove risiedi piuttosto che qual è il tuo indirizzo, e nei posti di blocco ovunque presidiati da poliziotti con mitragliatrici che fermano auto a caso. Ci sono così tante leggi e così tanta burocrazia che, tutto si, che tutti sono colpevoli di qualcosa. Vivere in prima persona, come stanno reagendo gli italiani alla crisi del Covid, mi ricorda che la narrativa storica dominante sul fascismo, inventata dal Partito Comunista Italiano, il più grande partito comunista al di fuori del blocco sovietico, per assolvere gli italiani dalla colpa, è un'assurdità. Quel fascismo è stato imposto, non voluto. Gli italiani volevano che il fascismo fermasse il comunismo, non è stato imposto, così come vogliono che questa nuova forma di... Dittatura fermi il Covid. Andate a leggere M di Antonio Scurati sulle origini del fascismo e vedete che è proprio così. Ricordiamo che negli anni 30 l'80% degli italiani era favorevole al fascismo. Ma andiamo a andare a. A vedere ancora le conseguenze e come dire la cinesizzazione che stiamo avendo in eh, Italia questo è, è molto preoccupante per la nostra indipendenza o parziale indipendenza a 360 gradi questo appunto eh, da ires Europa quello che è ancora più inquietante è che eh, una solida minoranza di italiani vorrebbero che il green pass Rimanesse obbligatorio anche senza più Covid sul modello dei nuovi pass a punti cinesi. Un sondaggio condotto insieme all'osservatorio sociopolitico di Hokuto a fine luglio, quindi prima dell'adozione del Green Pass da parte del governo italiano, mostra che solo una minoranza della popolazione italiana è favorevole all'idea di estendere definitivamente alcune misure restrittive adottate per combattere il Covid, indipendentemente dal rischio legato alla pandemia, indipendentemente dal rischio legato alla pandemia cioè anche se non ci fosse, per essere chiari. Eppure è una minoranza significativa. Il 31% vorrebbe mettere in quarantena chi entra nel paese da fuori Europa. Il 28% sosterebbe misure che consentirebbero ai soli individui vaccinati di viaggiare all'estero, anche in un mondo post-Covid. Il 26% approverebbe l'obbligo della mascherina al chiuso, come avviene attualmente in Italia. Il 22% accoglierebbe con favore i futuri requisiti da Green Pass per eventi pubblici. E il 18% è favorevole al tracciamento delle persone che si recano al ristorante anche senza covid. Inoltre, quattro fattori socio-economici sembrano giocare un ruolo importante in questo contesto in generale. L'indice di protezione assume un valore più elevato tra i maschi altamente istruiti che vivono nelle grandi città e di età compresa tra i 45 e i 54 anni. Questo difficilmente corrisponde all'attuale narrativa sul tipico elettore populista. Il frequente capro spiatorio delle malattie delle democrazie liberali. Che è appunto solamente un capro spiatorio. In particolare, l'indagine mostra che i cittadini cinesi percepiscono gli SCS cioè questa specie di patentino a punti, non come uno strumento di sorveglianza statale, ma come uno strumento per migliorare la qualità della vita, per colmare le lacune istituzionali e normative, per imporre comportamenti più onesti e rispettosi della legge e della società. Più fiducia sociale e risultato finale. In effetti, l'unica fonte Forte ragione che sembra erodere il sostegno pubblico per SCS è l'opacità, in altre parole, i cittadini cinesi non si preoccupano di ricevere un punteggio ufficiale dal governo, sono preoccupati solo se tali punteggi sono percepiti come parziali. Abbastanza interessante. Gli intervistati che approvano gli SCS tendono a essere più anziani, ad alto reddito, maschi più istruiti e vivono in aree urbane come quelli in Italia. Questo profilo è esattamente lo stesso del profilo che caratterizza i sostenitori di più protezione nel caso italiano, purtroppo. Questo è anche il profilo di coloro che sono stati storicamente considerati la spina dorsale e l'ultimo cane da guardia della libertà nelle società occidentali. Questa narrazione è diventata obsoleta? Sic sì, transit democrazia occidentis. Come vedete, la questione è anche antropologica, e da questo punto di vista è ancora più inquietante che c'è stata è una. Grossissima maggioranza di italiani che ha votato contro la limitazione del numero dei parlamentari. Come abbiamo visto anche dai post pubblicati da Beppe Grillo, dai finanziamenti eccetera, eccetera, è indicativo che eh, il partito che ha voluto eliminare un certo numero di parlamentari sia anche il partito che è. Ha voluto un referendum per eliminare, eh, cioè il, il partito che ha avuto il referendum per eliminare, scusate, un alto numero di parlamentari, sia il partito che è effettivamente ideologicamente più legato alla Cina. Quindi Francia o Spagna, purché se magna a questo punto. Però quello che è inquietante è che le basi della cultura occidentale. Che provengono dalla Magna Grecia, eh, cioè, pardon, dalla Grecia, poi dalla Magna Grecia, dalla democrazia, eh, dalla cultura gre greco-romana, per arrivare alla Magna Carta, alla Beas Corpus, per arrivare poi all'Illuminismo, all'era dei Lumi in Francia, alla Rivoluzione francese, viene messo in discussione da chi dovrebbe essere la, la spina dorsale di questa so società. Voi pensate: beh, se c'è più voglia di autoritarismo, magari a livello internazionale, c'è più voglia di far prevalere i nostri interessi. No, come vedete è esattamente il contrario. Più voglia di questo che abbiamo de, de, scritto: c'è, più c'è voglia di ritirarsi eh, in, 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 in Italia e di lasciare spazio agli altri. Ma tutti i voti, i, i voti che occupiamo, compreso all'interno. Del nostro Paese saranno occupati da altri e addio alla nostra libertà e anche alla nostra democrazia. Come, abbiamo, come vi ho predetto, è stato per una volta un jed anche politico. Bene, e Roberto, grazie di questa lunghissima eh, parabola, quasi che tu hai tracciato. Da cui certamente non ne usciamo rassicurati per l'immediato futuro. Direi perché di no. Perché per uscire da situazioni come quelle che tu hai descritto occorrono azioni consapevoli che durano generazioni. Però. Durano generazioni. Esatto. Cioè, L'esempio che tu hai fatto del voto dei parlamentari indica chiaramente che alla maggioranza degli italiani non sono più chiari alcuni concetti base della rappresentanza e della democraticità di un sistema politico. Per cui hanno praticamente votato pensando di fare una cosa in un senso, mentre andavano esattamente nel senso opposto. Esatto. E, e nella totale inconsapevolezza, che è la cosa più grave che ci possa essere. Oh, alla... o forse c'era addirittura una consapevolezza perché se vediamo che il 30% degli italiani che è una minoranza ma è una minoranza piuttosto solida eh, vorrebbe estendere il green pass anche senza covid la cosa è molto 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 preoccupantissima infatti è molto molto preoccupante e apre degli scenari Alquanto inquietanti. Bene, noi abbiamo raggiunto l'ora 25, per cui sì, oggi siamo andati ma possiamo dire adesso i di, di, di vari, di vari no. ragionamenti che sarebbe da fare su tutta la carne che tu hai messo al fuoco in questa puntata. Si sì, sarebbero da fare di... altre tre o quattro puntate su questo, in effetti. Esatto, ma avremo modo di tornare su molti di questi argomenti nel, nel, prossimo, nel prossimo futuro. Quindi niente, buonasera a tutti, e non so se tu vuoi ancora aggiungere, se no. Eh, ho finito no. qui, ho parlato non anche qui. troppo. Ok, buonasera a tutti, Laura. Grazie per, avuto, per aver avuto la, la, la pazienza di ascoltarci.